Elena, di cosa si tratta? Prova a toccare, Elena, più giù. Un cane. Guarda. Il cane non è un oggetto, un giocattolo. Sai che ci abbiamo già un gatto. Non portare in casa un altro il cane. Basta. Ragazzi, in questo scherzo, quanti mi piace superiamo almeno, Elena? Almeno 10.000 mi piace. Perché poi vedrete anche lo scherzo che abbiamo fatto a mamma. Quindi un saluto da noi e da Molly. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Eccoci qui con un nuovo scherzo a mia sorella Elena. Però questo sarà un po' diverso da tutti gli altri che vi ho portato sul canale. Per due motivi. Il primo, perché mi divertirò tantissimo nel realizzarlo. E secondo, perché sarà un doppio scherzo. Dove all'inizio, come ho detto, lo farò a mia sorella Elena. Poi anche a mia madre. Ascoltate un po', farò credere a mia sorella di averle regalato un bellissimo cagnolino. Ma alla fine scoprirà che in realtà non sarà il suo, ma di un mio amico. Infatti sarà questo mio amico a prestarmi il suo cane. Quindi adesso che avete capito il tutto, iniziamo. Allora Remo, qual è questa sorpresa? Elena, ti ho detto che devi aspettare perché sarà qualcosa di speciale. E le cose belle devono aspettare. Quindi calma, mettiamoci la cintura e intanto ti accompagno a casa di papà, va bene? Ok, quindi aspetterò lì. Poi ti arriverà una mia chiamata oppure suonerò il citofono. Tu uscirai chiudendo gli occhi, mi raccomando. Va bene. Io starò a registrare perché voglio vedere se indovini di cosa si tratta. Ok, eccomi qui ragazzi. Tra poco vi faccio vedere il cane. Ragazzi, eccolo qui il cane che mi aiuterà a fare lo scherzo a Elena. Dai, che adesso ti andiamo anche a prendere i croccantini. Dai, seduta. Brava. Vai, tieni. Bravissima. Sei comoda in macchina? 5 minuti e siamo da Elena. Ecco qui, adesso sto per far uscire Elena. Quindi suoniamo. Elena, ho qui la sorpresa. Come ti ho detto prima, copriti gli occhi, capito? Sei pronta Elena? Ok, la tua sorpresa ce l'ho qui. Guarda Elena, di cosa si tratta? Prova a toccare Elena, più giù. Cos'è? Un cane. Dai, puoi aprire gli occhi, tieni. Guarda. Ti piace questo regalo Elena? Questo è tuo. Sì, grazie Remo. Proprio bello, Vuoi portarlo a fare un giro Elena? Sì. Io te l'ho regalato Elena, ma mamma non sa niente, non so come sarà la sua reazione. Dai, tieni questo croccantino, vuoi provare a portarlo? Ma secondo te vuole venire con te? Non lo so, sto giocando lì. Andiamo fuori, dai, andiamo a portarlo a fare un giro, dai. Prima di andare a fare un giro, diamogli dei croccantini, Elena. Bravo. Guardate. Il tuo nuovo cane, Elena. Papà, che poi il cane lo facciamo entrare a casa tua e non so che casino combinerà. Ancora si mette a saltare sui mobili. Non lo voglio dentro a casa. No, questo. Non lo voglio. Visto che già hai preso confidenza, già ti sta seguendo di più. Bravo. Molly! Ora ce l'hai e c'è anche una responsabilità. Devi prendertene cura. Lo devi lavare, gli devi dar mangiare, lo devi pettinare. Ho un'altra notizia per te. Quale? Penso che Molly non verrà a casa con noi. Okay. Tu credevi che fosse un regalo, ma in realtà non è nostro. Non vedi che c'ha già un nome, un suo guinzaglio, un suo padrone, Elena. E quindi qual è la sorpresa? Non è questo. Eh no, la sorpresa non è niente, Elena. È uno scherzo. E lo scherzo lo faremo anche a mamma adesso. Ma è tanto bravo, mamma. Lo so che ti sei già affezionata, però adesso proviamo a dire a mamma che ti ho comprato il cane. Per prima cosa sicuramente si arrabbierà. Mandiamo prima un video su WhatsApp, va bene? Quindi facciamo lo scherzo anche a lei. Mamma? Guarda, a Elena gli ho comprato un nuovo cane e si chiama Molly. Ecco qui. E niente, tra un po' lo stiamo portando a casa. Elena, qualcosa da dire a mamma? Non so come lo dirà Chicco, però ormai è nostro. Saluta Molly, noi stiamo arrivando, mamma, preparati. Ragazzi, avete visto il video e guardate, sta già arrivando la chiamata di mia madre. Quel video che mi aveva mandato, uno scherzo. Che scherzo? Ve l'ho regalato il cane a Elena. Il cane non è un oggetto, un giocattolo. Sai che ci abbiamo già un gatto. Non portare in casa un altro il cane. Basta. Remo, non mi far arrabbiare. Dai, ma Remo, non è un gioco.
Mi dispiace per il cane. Scusa. Bello. Io non sto dicendo che il cane è bello. Molly. Però non si può. Noi siamo troppo impegnati. Il cane ha bisogno di cure, di attenzione. Noi già ci abbiamo. Elena, vieni tu a dirle qualcosa. Ragazzi, come vedete, abbiamo comprato un cane finto adesso. Così faremo vedere lui a mamma. Guardate, però sembra vero, eh? Eccoci qui, siamo arrivati a casa. Ecco anche il cane. Entro prima io, va bene? Poi ti avviso io quando devi entrare. Mamma, abbiamo portato il cane. Guarda quanto è bello. Non mi ascolti quando parlo. Dove sta questo cane? Ce l'ha Elena fuori, però ha paura che ti arrabbi. No, ovvio che mi arrabbio. Dai Elena, puoi entrare col cane. Non è possibile. Ma è più piccolo di quello che ho visto. Guarda. Come lo tieni? Ma è finto! Vuoi fare uno scherzo? Ma tu credevi che ti portassimo quello vero? Ti avevamo fatto vedere in video? Ovvio che ci ho creduto. Possiamo prendercelo quel cane, quindi andiamo a riprendere adesso? No. E se non hai detto no a questo, possiamo prendere anche quello, mamma? Questo ve lo potete tenere, ma quello no. Ragazzi, come avete visto, sia mamma che Elena ci sono cascati allo scherzo. E grazie a Molly per avermi aiutato. Quindi Elena, penso che la prossima volta te lo regalerò veramente un cane. Sì, tanto mamma ormai ci si è abituata. Bello, ma non questo finto, quello vero sarà la prossima volta, mamma. Quindi detto questo, spero che questo scherzo vi sia piaciuto e lasciate mi piace come avevo detto inizio video. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo. Saluto da Giastremo, da Elena e dalla Terra Mammine. Ciao.